Eccoci alla Vigorelli, magari qualcuno di voi non è più in grado di riconoscerlo, il Tempio delle Due Ruote, il Tempio del Grande Ciclismo Mondiale, quest'oggi praticamente particolarmente abitato da personaggi importanti, anche chi con la bicicletta non c'entra assolutamente. Alberto Tomba, presente alla Vigorelli, a dare una mano morale al tentativo dell'ora di Macchi. Morale perché non ti vediamo preparato per la bicicletta. Sì, sono avanti io, sono come gli americani che fanno tutto loro. Io corro e nuoto, e bici e mi fa danno, divento più grosso di gambe, non va bene. Definizione, non massa. Senti Alberto, che consigli puoi dare a Macchi? Abbiamo visto che ti sei avvicinato e gli hai dato degli ultimi consigli poco prima della partenza. No, ma consigli, l'ho già dati quando faceva le gare con me, che ha sciato per un po' di anni con me. Dalla maratona di New York, dallo sci alla bici, questo è il consiglio che gli ho detto, guarda, è uno sport che puoi fare benissimo, lui infatti ha già fatto questo record l'anno scorso, è da tanti anni che gli ho promesso non ce la facevo, non ero libero, oggi sì, sono qua per lui e aspettiamo adesso, grande tifo. Alto un po' più forte per me, Cassani, come un tempo, prendi ancora gli ordini, nonostante la tua esperienza, c'è Fondies che ti dà disposizioni, Mosè che ti dà altre disposizioni, ma comunque il fine è unico per tutti, portare a termine con grandi tempi questa manifestazione. Ti devo dire la verità, sono arrivato a 40 anni e non sono mai salito su una pista, quindi per me è la prima volta, tra l'altro questo tempo umido ho il timore di scivolare e quindi è normale che prenda consigli da Fondri, da Moser, anche perché li prendevo quando correvo e quindi è giusto che li prenda anche adesso. Un po' un ritorno alle origini, ma torniamo un attimino al tentativo dell'ora di Macchi, un tentativo importante che va letto anche tra le righe, la voglia di dimostrare tante cose. Sì, soprattutto che la bicicletta può unire, è un'iniziativa stupenda, molto bella, perché unisce persone che amano questo sport e grazie a questo sport cercano di dire qualche cosa. Stefano Garzelli, sulla pista del Vigorelli per la seconda volta, non è proprio il tuo terreno più consono, voglio dire, più abituale, ma qui oggi sei di fianco a un amico di Varese, della tua città. Sì, sono qua con Fabrizio per aiutarlo in questo suo tentativo di record dell'ora, però comunque anche per una certa amicizia che abbiamo e anche per altri motivi. Speriamo che venga bene la giornata, la serata, sperando nel tempo che non sia troppo brutto. E tra un po' dobbiamo cominciare a scaldarci perché sarà molto duro anche per noi tirarlo. Paola Pezzo, c'è sempre una prima volta. Quest'oggi è la tua prima volta al Vigorelli. Questa è sì, veramente la mia prima esperienza, vedremo, non è facile, l'importante è non farlo cadere, che quella è la mia preoccupazione più grande perché partirò per prima, comunque lui lo sa, non mi starà un millimetro dietro, ma spero che mi stia un po' più lontana, vedremo dai. Gianno Baffi, commissario tecnico della pista, qui oggi per prendere nuovi nomi? No, direttore tecnico, perché tutti si confondono con questo ruolo. Che purtroppo poi porta ad essere criticato ed è giusto che la gente lo sappia. Sicuramente vedendo come sta andando il ciclismo bisogna contare più sui vecchietti che sui giovani, quindi avrei dei nomi da scegliere. Però, insomma, Fondi e Scassani, insomma qui ce n'è proprio da fare una bella squadra. Quindi, però a parte le battute, siamo qui proprio per fare una manifestazione di beneficenza, di aggregazione, di tante cose. Fa piacere trovare questi gruppi di persone che possono dare un aiuto, cerchiamo di riuscire a farlo nel miglior modo possibile. Rosola, grande velocista di qualche anno fa, avresti potuto anche tu però metterti in bicicletta, com'è questa storia? Ma sicuramente, però sai, meglio lasciare fare un po' agli altri e guardare la prossima volta, magari tentare insomma. Marco Villa, poche ore praticamente dalle vittorie nella Gran Premio Città di Milano, qui per ben altri motivi. Sì, proviamo questa nuova e bella esperienza, insomma, vediamo un po' come va. Non ho nessuna idea perché non ho mai provato questo tipo di corsa, vediamo un po', è anche un po' abbastanza improvvisata, il bello della diretta. E diretta ci sarà
In effetti la RAI ha spiegato un numero impressionante di telecamere di cronisti per questo tentativo. Sì, perché si tratta di tentativo, ormai l'avrete già capito, è una sorta di record dell'ora che non potrà mai essere omologato, perché nel caso specifico Fabrizio Macchi sarà aiutato da altre persone. Ma rimane sempre l'atto sportivo, il momento sportivo voluto da Fabrizio Macchi, dalla RAI e dai suoi sostenitori di provare appunto ad andare oltre i 45 km orari. E insieme a lui sono scesi in pista, li avete sentiti alcuni di loro nelle nostre interviste precedenti, appunto alla partenza sono scesi in pista tantissimi campioni. E l'onore di aprire praticamente questa ora, questo tentativo dell'ora, è dato addirittura a due campioni olimpici. In testa avete visto Paola Pez, campionessa olimpica, bicampionessa olimpica, Atlanta e Sydney hanno riservato per lei l'oro, e in questo momento a chiudere il terzetto Silvio Martinello, anche egli olimpico, campione olimpico ad Atlanta nel 96. Fabrizio Macchi quindi impegnato sulla pista del velodromo Vigorelli, un Vigorelli che sta ritornando giorno dopo giorno praticamente un punto d'attrazione del mondo sportivo lombardo, che quest'oggi è qui convenuto per incoraggiare Fabrizio Macchi in questo tentativo così importante. Aldo Brandirali, assessore allo sport del Comune di Milano, insomma, la sua faccia ultimamente qui a Vigorelli si sta facendo vedere spesso. Questo vuol dire che Vigorelli, almeno per il momento, sta funzionando proprio come lei vuole. Questo vuol dire anche che ci sono affezionato, no? Che la questione del tempio, cioè del luogo che, della memoria dello sport, del ciclismo, ci tengo anch'io, però il tempio tenuto in piedi solo buttando via i soldi, no. Certo, ovviamente questo era giusto per chiarire, l'abbiamo già chiarito l'altra sera con la manifestazione ciclistica su pista Gran Premio Città di Milano, ma è giusto quello che lei dice, ovviamente, però bisogna dare anche la possibilità a quei tanti sportivi che gravitano attorno al mondo del ciclismo addirittura di capire che veramente c'è questo Vigorelli, perché ancora non tutti sono riusciti ad entrare con la mentalità del Vigorelli funzionante. La giornata di oggi è così significativa da questo punto di vista, perché è stata inventata una manifestazione che è attrattiva, è emozionante, quindi se di queste cose si sa riempire la programmazione, allora anche i giovani e i cittadini cominciano ad accorgersene. Però voglio che lì fuori si vedano le marche delle biciclette, che ci siano le vetrine con le biciclette esposte, insomma, che si veda che questo è il luogo della bicicletta. Detto milanese, deg una mossa. Ecco, bravo, te ne di bene. Lorenzo Somenzini, un professore che cura soprattutto l'alimentazione, naturalmente per fare un record dell'ora bisogna essere alimentati bene. Ecco, come si è preparato o come avete preparato voi dell'Enervit il Fabrizio Macchi per questo tentativo? Eccezionale Fabrizio, una persona veramente in gamba, senza voler fare allusioni. Comunque l'alimentazione è basata un po' su una varietà dei cibi. Abbiamo puntato molto sulle proteine, con integratori specifici e con aminoacidi e albumina, che è una nuova, diciamo, è l'albume d'uovo, però l'abbiamo riproposto in compresse. Abbiamo voluto anche visualizzare molto anche l'integrazione con vitamine, antiossidanti, e con un prodotto che è un estratto della canna da zucchero, che è a base di estratti vegetali, che dà questo, diciamo, migliore recupero. Tutta roba naturale, quindi questo è fuori discussione, più che mai naturale visto i tempi che corrono. Naturalissima, noi come Keep Enervit abbiamo sempre lasciato da parte certe scorciatoie, e quindi il naturale è alla base della salute, alla base dello stile di vita. È importante comunque l'allenamento per un atleta, e allenamento, alimentazione e l'atleta fanno poi i risultati. Ma al di là del record più o meno poi omologato, visto che verrà aiutato da altri corridori, quello che conta oggi è appunto il significato, l'unione tra persone che amano lo sport ciclistico soprattutto. Ma questa è la prima cosa importante,
Ci sono appunto dei valori molto significativi in questa prova. Come diceva, non è un record ufficiale, però l'obiettivo suo è quello di raggiungere i 45 chilometri. È un obiettivo veramente importante e notevole. E naturalmente è un tentativo che sembra possa andare in porto, anzi il suo preparatore tecnico gli fa spesso segno di rallentare. L'andatura è elevata, sopra i 45 orari, del resto per superare quello che uno si era prefisso di fare bisogna superare appunto i 45 orari. Suona la campana e praticamente l'ultimo giro si pone in testa. Proprio Fabrizio Macchi si scansa Lombardi, ricordiamo campione olimpico nella individuale a punti, ed è in testa a tirare, a concludere la prova proprio lui, Fabrizio Macchi, acclamato dalla tanta gente presente quest'oggi al Vigorelli per stargli vicino proprio negli ultimi metri percorsi con gli applausi dei compagni di avventura. Ma sentiamo il varesino subito dopo l'impresa. Fantastico, grazie a tutti. E questo record, oltre che per mio papà, è per il grande Adriano. Qual è stato il momento più duro dei 60 minuti? L'ultimo giro che ho fatto da solo. Senti, hai avuto un'ottima compagnia però. Sì, sono stati tutti veramente bravissimi, un grandissimo tifo. Eccezionali tutti, grazie veramente. 46-061, una grande impresa, diceva Coppi, 45 rotti. Sì, lui l'ha fatto da solo però, no? Comunque sono contentissimo, ringrazio tutti e credo che questo sia veramente un bel messaggio di divertimento, di solidarietà nei confronti di tantissime persone, ricordiamo gli USA. E io credo che sia veramente un momento di gioia da tutti i professionisti allo sport per disabili e lo sport per tutti, quindi lo sport è uguale per tutti veramente. Grazie per l'affetto che mi avete dato per tutto questo record. Si può vivere lo sport così? Sì, si può vivere benissimo e questo l'ho dimostrato, che è una grande impresa, tutti questi campioni, tutti quelli che sono stati qua vicino veramente hanno fatto un grossissimo lavoro e credo che sia veramente eccezionale, un punto di partenza per un grande divertimento nello sport. Bruno Pizzul, quest'oggi commentatore di un evento molto particolare, un evento che ha coinvolto anche chi lo commentava. Ma sicuramente, no? Anche perché sono quelle manifestazioni, quei momenti di aggregazione che ci fanno capire come lo sport dovrebbe essere sempre qualcosa che unisce, che aggrega, che cementa le amicizie. Fermo restando, oggi era un tentativo sul record dell'ora, ma anche quando c'è competizione bisognerebbe avere sempre questo spirito di colleganza, giocare con qualcun altro, non contro qualcuno, sia quelli che lo sport lo praticano, sia quelli che allo sport così dedicano la propria attenzione. Io devo dire la verità che mi si è allargato il cuore e di fronte a tante brutture, imbrogli, liti, polemiche che ci sono intorno al mondo dello sport, questo pomeriggio qua veramente credo che sia stata un'iniezione salutare per tutti coloro che amano lo sport.